direttamente dal Salone del Libro, Salone Internazionale del Libro di Torino, la versione di Penelope RBE. Siamo qua in diretta dal, aspetta, Padiglione 3. Sì. E lo stand del 146. Sì. 146. N146. Io te l'ho detto, sono discalculica. Daria, ce la puoi fare. Credo in grazie, te. Corinne. Abbiamo un illustre ospite, mi verrebbe da dire. Ormai ci vediamo spesso. Ah, sì, è vero. Un illustre ospite qua con noi, Luca Minici, il coordinatore del Torino Pride. Grazie dell'invito. Scusate, ci mancano gli applausi del pubblico. È vero. E siamo di nuovo qui, ci siamo anche già visti domenica scorsa alla festa delle famiglie con Luca e insomma siamo qua anche proprio all'insegna della collaborazione che abbiamo iniziato con voi tra RBE e Coordinamento Torino Pride per questi 40 anni di RBE e ci tenevamo molto a collaborare insieme a voi e oggi in particolare siamo qui prima di tutto per parlare di questo salone perché avete un vostro stand come tutti gli anni, siete al Padiglione 1 stand E60 e avete in programma un bel po' di eventi, quindi ti chiederei di raccontare a chi ci sta ascoltando cosa c'è in programma, che cosa proponete per il pubblico. Grazie. A parte le cose che hai detto che non puoi dire. Ah, giusto. No, ma del salone no, possiamo dopo. Dire tutto. Noi appunto è dal 2016 ormai che siamo una presenza fissa e per noi è importante perché la nostra lotta per i diritti si interseca, si allaccia a quella con la cultura. Quindi questo è un luogo privilegiato per noi, un palcoscenico importante dove essere. Per questo motivo, oltre alla nostra presenza in uno stand, abbiamo anche degli eventi e dei laboratori per bambini. Ne abbiamo sempre 5 e quest'anno appunto verteranno su vari temi. Li vado a nominare brevemente. Ne avremo uno domani alle 19.30 in Arena Piemonte, intitolato Stasera faremo cadere il cielo. Analizzare diciamo, la varietà dei rapporti tramite il racconto fantascientifico. Poi avremo un altro evento dedicato più alle strade per l'arte che sarà sabato alle 14.30 sempre in Arena Piemonte, un incontro sulla sessualità che sarà sabato alle 18.30 in Sala Argento, quindi sarà un approfondimento su questo orientamento sessuale che è spesso invisibilizzato. Poi domenica alle 12.30 avremo un approfondimento con Famiglia Arcobaleno dal titolo Famiglia è conoscere la GPA per non discriminare. E poi domenica, sempre domenica alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro Siero Coinvolt all'Arena Piemonte e diciamo che ogni anno cerchiamo un po' di sfruttare questi slot per portare avanti tutti i temi del nostro immenso documento politico che è molto trasversale. Ovviamente non riusciamo a trattare tutti gli argomenti nello stesso anno, però ecco, li facciamo sempre un po' turnare e poi abbiamo anche 3 laboratori per persone piccole che si svolgeranno anche queste all'interno del salone perché riteniamo che anche da lì parta un po' dall'inizio la formazione della cultura certo. E della mente delle persone. Certo, vero, sì. Comunque se non avete fatto in tempo a segnarvi tutto si possono trovare sulle pagine social, tutti questi eventi sulle pagine social del Coordinamento Torino Pride in modo che possiate anche vedere, scegliere, organizzarvi, tanto lo sappiamo che siete tutti qua al salone, quindi venite e partecipate a qualche evento. Io trovo soprattutto molto interessante l'evento sulla fantascienza. Sì. Perché è un genere che raramente si lega alle tematiche queer, quindi penso che possa essere molto interessante, potrebbe dare tanti spunti di riflessione. Assolutamente sì, perché diciamo che attraverso la fantascienza in qualche maniera immaginiamo dei mondi. A volte un mondo dove diciamo non c'è discriminazione, non c'è bisogno di giustificarsi o di lottare per esistere, ecco, è quasi un mondo fantascientifico. Quindi forse è più immediato immaginarlo lì esatto, che nella realtà. Esatto, non è sfruttare di più il mondo sì. Fantasy, il mondo di fantascienza potrebbe essere. Fantasy, fantascienza e anche i supereroi vengono sfruttati molto per poter proporre anche queste identità perché per alcune persone magari è più semplice accettare anche dei personaggi queer in quella realtà e anche per persone che scrivono romanzi o film su queste tematiche sia un modo appunto per creare un mondo
più accogliente nei confronti di queste identità. Esatto. E anche per la comunità, ecco, se non puoi immaginare te stesso nella realtà, magari inizi a immaginarlo, e secondo me è successo nella storia, ecco, in qualche modo, dove c'era più discriminazione, dove c'era meno possibilità di esistere. Certamente, sì. Certamente, riuscirsi a creare un mondo altro in cui poter vivere anche solo quei, sai, il tempo della lettura, no? Il tempo della scrittura. Ma parliamo della cosa un po' più cicciottosa, e cioè proprio del Pride. Sì. Ecco. Ci sarà questo 15 giugno, e abbiamo già qualche informazione, è uscito il manifesto, lo slogan. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo voluto caratterizzare come ogni anno in base a un tema il nostro Pride, il titolo lo conoscete già, è D'amore e di lotta, prende nome da questo titolo del libro di una raccolta di poesie di Audre Lorde, l'abbiamo trovato la sintesi più efficace per un anno dove vogliamo mettere, puntare i riflettori soprattutto sulle le relazioni e i legami, ci vogliamo riappropriare del termine amore, vogliamo che sia un termine universale e anche non banale e scontato, andare anche oltre il love is love. E quindi affermare che i diritti ce li meritiamo anche se non siamo socialmente o moralmente così accettabili come magari la maggioranza vuole. E quindi anche riconoscere tutti i tipi di legami e di relazioni e la richiesta anche dei diritti attraverso una profonda revisione e riforma del diritto di famiglia. In questo abbiamo anche riconosciuto ovviamente le battaglie che portiamo avanti per i diritti civili, ma anche l'amore tra le lotte, quindi come le cause, crediamo che le cause appunto si abbraccino, debbano abbracciarsi tra di loro, senza prevaricare l'una sull'altra, ma anzi andare a fianco, e quindi per questo noi scegliamo sempre da che parte stare e vogliamo che anche le altre cause siano a fianco a noi. E in questo manifesto, che poi se volete vi racconto ecco chi l'ha disegnato, poi chi ha dato... perché riflette molto bene questo significato della lotta intersezionale, sì. Perché proprio è un manifesto in cui c'è tutto. Tu mi avevi raccontato la storia, che avete dato degli spunti, allora ci dovrebbe essere questo. Io avrei avuto il panico, proprio come se fosse un'illustratrice, avrei avuto il panico. Invece Niccolò Canova è riuscito a fare un manifesto veramente bellissimo. In cui c'è tutto. Eh sì, colgo questa occasione anche per ringraziarlo di nuovo a nome di tutto il coordinamento. È interessante soprattutto vedere la lettura grafica, visiva che può fare una persona che è della nostra comunità, ma è anche una lente esterna perché non è nella nostra associazione, nel nostro coordinamento. E come appunto tramite la propria arte si è riuscito a leggere tutta la grande consegna che gli abbiamo dato. Sicuramente un compito arduo quello di disegnare la locandina di un Pride, ma Niccolò ci è riuscito magnificamente, ed ecco che in questa strada che poi diventa un pugno, adesso non ce l'abbiamo qui davanti visivamente per chi ci ascolta, ma potete vederlo sui nostri social, che abbiamo tenuto a far rappresentare la figura più plurale possibile, esattamente com'è il Pride effettivamente, sì. Con tante identità e con tante soggettività che in qualche maniera si intersecano tra di loro. Il Pride è bello perché è vario. Sì, ed è proprio, mi piace anche il significato della strada, che però è una strada che ci porta dettata da una lotta, quindi c'è questo sentiero, ed è anche una festa, perché è un'immagine molto colorata, molto variegata, è una festa ma che comunque è un percorso, segue un percorso non solo fisico ma proprio di lotta, di anche gruppo. Proprio di intenti. Esatto, esattamente. Ma infatti è vero, nel Pride ci sono, lo diciamo sempre, tante cose. C'è primariamente la rivendicazione, quindi c'è anche la rabbia, la gioia, l'amore, c'è l'elemento di festa, di celebrazione, comunque diciamo che le origini storiche del Pride non ce le possiamo mai dimenticare, e quella strada è iniziata lì, cioè più di 50 anni fa noi ancora la portiamo avanti nelle nostre città, il Pride è in tutta Italia, in ogni città dove viene celebrato la manifestazione più partecipata,
anche perché soprattutto a Torino noi abbiamo sempre tenuto a caratterizzare il carattere politico, ma anche aperto, che è il Torino Pride, e anche per questo l'abbiamo sempre chiamato Torino Pride, perché è un Pride veramente di tutta la città, che porta appunto le nostre istanze, e praticamente ormai dal 2006 lo celebriamo ogni anno. Sì, e mi piace anche che abbiate scelto per la spilletta il simbolo del megafono, da sì, cui esce un cuoricino. Sì, io ce l'ho qua, non so se si riesce a vedere, però ci sono in realtà tante altre spille altrettanto belle. Molto. Questa col megafono da cui esce un cuore è bello, e penso sia l'immagine che meglio riassume anche lo slogan, d'amore sì. e di lotta. Sì. Ed è la lotta col megafono, il cuore per l'amore, perfetto. Esatto, e rappresenta anche la presenza, giustifica anche la presenza al Salone del Libro, cioè far sentire la nostra voce, far sentire la voce attraverso la parola scritta, ma far sentire anche la voce che grida, che lotta, che rivendica i suoi diritti, soprattutto in un momento in cui c'è sempre più il timore che già i diritti, pochi diritti che abbiamo acquisito, ci possano essere tolti da un momento all'altro, in questo momento storico in Italia, e ma in generale solo. Nel mondo. E quindi è il momento in cui ancor di più dobbiamo alzare la voce. Nonostante tutti coloro che ci dicono, ma sì, ma cosa ti lamenti ancora? Dai, siamo nel 2024, alla fine potete passeggiare tranquillamente per strada mano nella mano. No, i problemi sono tantissimi altri. Io penso soprattutto ai percorsi che devono ancora oggi affrontare le persone transgender, non binary, di accettazione pura e cruda. È facile quasi, diciamo, poter esprimere il proprio orientamento sessuale in questo momento, ma ancora ci sono tantissime resistenze rispetto all'identità di genere, in generale anche all'orientamento relazionale, per esempio. Quindi tanti, tanti passi sono ancora da fare. Assolutamente sì, ci sono dei passi culturali e sociali che vanno fatti ancora. C'è il grande tema che i diritti non sono mai in qualche modo conquistati appieno, ma vanno sempre presidiati, ma c'è anche tutta una questione legata al diritto. Noi in Italia siamo fermi alla legge sulle unioni civili, non siamo mai riusciti ad avere una legge contro l'omo, bilesba, transfobia e l'abilismo che sia scagliata in Parlamento, e siamo rimasti l'ultimo paese in Europa, nell'Europa occidentale, a non avere una legge sul matrimonio egualitario dopo la recente approvazione in Grecia. E noi vogliamo portare avanti anche tutto questo. C'è un pesantissimo vuoto normativo rispetto alle figlie e ai figli delle coppie omogenitoriali, purtroppo, da che sembrava che un palliativo quale l'iscrizione, la registrazione anagrafica e la trascrizione fossero in piedi, in realtà si sono arrestate anche qui a Torino. Infatti noi rinnoviamo sempre l'appello a tutti i sindaci e le sindache d'Italia a riprendere questi percorsi di registrazione e di iscrizione anagrafica, e anche di laddove serva anche arrivare fino alla disobbedienza civile, perché purtroppo pur comprendendo che questo non sia un periodo politicamente favorevole, però le persone esistono oggi, e i loro diritti sono assolutamente, i diritti di queste famiglie sono assolutamente non riconosciuti, non ne hanno veramente nemmeno uno. Eh sì, hai detto bene, le persone esistono qui oggi, e anche a volte un po' la frustrazione che si prova quando si fa attivismo, perché devi guardare al futuro, pensare cosa vuoi di meglio per il domani, però intanto tu stai vivendo oggi delle difficoltà, e quindi vuoi che questi cambiamenti avvengano il prima possibile. Sai che purtroppo non sempre è così, ci vuole pazienza, però bisogna trovare sempre la forza per continuare a lottare e a fare informazione. E una cosa che volevo dire, per tornare proprio alla manifestazione del 15 giugno, voglio ricordare che noi di RBS saremo lì, saremo presenti con voi per raccontare questo Pride, e sarà bellissimo poter fare il Pride con voi, dar voce. Si parlava del megafono, di dar voce a queste identità, a queste battaglie, e lo faremo anche noi di RBS. Faremo da amplificatori. Esatto. Cosa di meglio di un microfono e un amplificatore in questo caso? Ah, certo, sì. Certo, faremo da amplificatori per dar voce alle persone che hanno tutto il diritto di parlare, e anzi devono trovare il momento, la piazza giusta per poter parlare proprio al Pride, ma anche al Salone. Ricordiamo sempre, ci sono questi eventi a cui potete partecipare, ci saranno altri eventi che si terranno allo stand, firma allora, copie. Allora sì, ci saranno
sarà anche Niccolò Canova, appunto, che sarà presente domani alle 19, se ricordo bene, per fare un firmacopie delle locandine. Abbiamo fatto delle stampe sia di cartolina che di locandina stampate bene, fine art, quindi potrete avere la vostra copia autografata da Niccolò. Poi gli eventi che ricordavamo prima, e sicuramente da qua al 15 giugno diciamo che pervaderemo la città con diversi eventi di avvicinamento. Alcuni, come dicevo prima, non li posso anticipare perché sono lì in fase di definizione, però appunto saremo presenti anche in altri spazi che la comunità attraversa, come con i nostri banchetti saremo presenti in presentazioni, eventi, anche serate LGBT, e quindi abbiamo sia i nostri gadget, lo usiamo sia come raccolta fondi che anche come megafono per parlare in città dei nostri temi ed essere presenti. Ci sarà un'assemblea pubblica sul documento politico che si terrà il 15 di maggio in Casa Arcobaleno. Sì. E poi ci sarà anche la conferenza stampa del Torino Pride, anche su questo la pubblicheremo a breve, pubblicheremo la data. Arrivando poi verso il Pride, appunto, anche durante il Pride stesso ci saranno una serie di partecipazioni oltre alla vostra. Avremo anche, come al solito, i nostri banchetti, la possibilità di fare testing sulle MST HIV e sifilide. Sarà un'esperienza corale, anche perché ormai siamo arrivati a quasi 20 carri più presenze varie di realtà interne, amiche. E quindi sì, è davvero una festa corale, è quasi difficile vedere tutto il Pride ormai perché è così grande che percorrerselo tutto è una bella sfida. Bene, allora ti voglio fare una domanda molto difficile su cui non ci siamo accordati prima, Luca. Visto che siamo al Salone Internazionale del Libro, vorrei che tu mi dicessi, mi consigliassi, anzi non consigliassi a me, consigliassi ai nostri ascoltatori due libri che per te sono importanti, sia di romanzi che di saggistica, che ti hanno dato qualcosa in più nella tua vita, ti hanno formato o ti hanno... non so, ho fatto sentire anche accolto. A volte i libri ti fanno sentire accolti nei momenti in cui stiamo cercando delle risposte dai libri e il libro ti dice magari io non ho una risposta, però tu sei, ci sei, sei qui non dentro, sei solo, magari non sei riesci solo. Anche a rivederti, esatto, in quello, esatto, che leggi. Ma allora a me viene in mente uno immediatamente, che è La lingua perduta delle gru di David Levitt. Ricordo che questa storia mi aveva veramente preso e l'ho davvero divorato molto velocemente. Un altro che non è un romanzo, però mi aveva fatto sentire molto accolto, era di Michela Marzano, Volevo essere una farfalla. Il titolo più o meno questo se lo ricordo bene, e anche lì a un tratto affronta di striscio la tematica LGBT, però diciamo che proprio la sua storia mi aveva colpito, e mi aveva colpito tutto il discorso sulla fragilità e come attraversarle anziché farsi attraversare e renderle una ricchezza. Ecco, è un discorso filosofico che mi aveva, in un momento anche in cui avevo bisogno, mi aveva dato forza. Ripetici un attimo i due titoli, così magari sì, chi ci ascolta se li sente. Michela Marzano, Volevo essere una farfalla, e poi invece di David Levitt, La lingua perduta delle gru. Grazie per questi consigli. Volevo essere una farfalla, mi ispira tantissimo, quindi probabilmente seguirò il tuo consiglio e lo leggerò. Bene, sono le 16.54, quindi ti ringraziamo tantissimo, Luca, coordinatore del coordinamento Torino Pride, per essere stato qui. Ci rivedremo e risentiremo sicuramente più avanti. E rimandiamo sempre salone, anche andata al padiglione 1 stand E60, c'è una bellissima selezione di libri di Nora Book & Coffee e Trebisonda. Sì. Anche loro ringraziamole per la partecipazione che rinnovano di anno in anno. Quindi andate, gadget del Torino Pride, tantissime cose volontari, molto belline, carine. Volontari e volontarie che saranno lì per accogliere e anche rispondere a un sacco di domande che ci possono essere. Per esempio, sono una persona in carrozzina, voglio venire a partecipare al Pride, posso riuscire? C'è un percorso? Ci sono delle altre possibilità? Assolutamente sì, noi abbiamo una landing page sul nostro sito dedicata al Pride di quest'anno. Piano piano la popoliamo sempre con le informazioni aggiornate, comprese quelle poi sul vero e proprio svolgimento della manifestazione.
A tal proposito ringrazio e ricordo la collaborazione che abbiamo in piedi con Disability Pride Torino da ormai 2 anni, che permette alle entrambe le manifestazioni nostre di imparare l'una dall'altra e ha reso anche il nostro Pride di volta in volta sempre più accessibile. In particolare su questo cito che anticipo che avremo un pulmino scoperto quest'anno, molto più grande dell'anno scorso, quindi molto carino, e dove chi ha bisogno di fare un pezzo a bordo potrà farlo liberamente, e poi tutta una serie di iniziative che ormai sono diventate la base per noi in tema di accessibilità. Benissimo. Bene, benissimo. Un Pride per tutti, tutte e tutto. E soprattutto, se volete partecipare e darci una mano, basta scrivere al nostro indirizzo email di volontariato @torinopride.it e poi vi risponderanno le nostre meravigliose responsabili del team di volontariato. C'è tanto da fare, quindi si può anche fare dare qualcosa. Bene, ti salutiamo, ti ringraziamo tanto, ci sentiamo presto, magari vi salutiamo ancora poi una volta io e Dari, sì. Quindi canzone e poi ci salutiamo.